Siamo così abituati a ciò che il nostro corpo fa per tenerci in vita ogni giorno che raramente pensiamo ai meccanismi del dormire, parlare, respirare o sbattere le palpebre. Ma cosa succederebbe se il corpo smettesse improvvisamente di fare tutte queste cose? Dopo quanto tempo diventerebbe un problema? Non che abbia mai considerato di fare un voto di silenzio, ma a volte mi chiedo cosa succederebbe se smettessi all'improvviso di parlare. Perderei la voce a un certo punto. Vediamo cosa hanno da dire a proposito gli specialisti della Columbia University. Prima di tutto, le nostre corde vocali sono dei muscoli, quindi devono essere allenate per rimanere in forma. Se smetti di parlare, questi muscoli cominciano a indebolirsi dopo un po'. Di conseguenza, la voce diventa più flebile, ma si alza di tono. Ancora peggio, potrebbe sembrare vuota e, di fatto, in generale, sarebbe difficile parlare. In un certo modo è una di quelle situazioni in cui, se non curi qualcosa, finirai col perderla, più o meno. Per fortuna entrerebbero qui in gioco il respirare e mangiare. Questi processi manterrebbero i muscoli in forma. Inoltre non importa per quanto tempo rimani in silenzio, perché non subirai danni permanenti. E una volta iniziato a usare di nuovo le corde, la tua voce tornerà come prima. Sappiamo tutti cosa succederebbe se smettessimo di lavarci, puzzeremmo. Ma guardiamo alla cosa da un punto di vista scientifico. Pensiamo a un esperimento in cui una persona smette di lavarsi per un anno. A seconda del tipo, la pelle potrebbe inizialmente diventare estremamente unta o molto secca. Le parti più oleose del corpo, come dietro alle orecchie e al collo, raccoglierebbero polvere e agenti inquinanti e cambierebbero perfino colore. La testa diventerebbe molto pruriginosa per via di tutti gli accumuli di pelle. E dopo tanto tempo senza una vera e propria igiene quotidiana, servirebbero settimane per far ritornare la pelle al suo stato originale. Potrebbe sembrare una specie di vacanza, ma diamo un'occhiata a cosa succederebbe se non scendessi mai dal letto. I primi organi a notare il cambiamento sarebbero i polmoni. Senza la gravità a spingerli in basso nella loro posizione, la parte inferiore inizierebbe a raggrinzirsi. Ma tossire di tanto in tanto ridurrebbe questo effetto. Andiamo avanti. Si inizierebbe a perdere circa l'1% della densità ossea ogni settimana e questo renderebbe le ossa molto fragili. Ecco perché gli astronauti, che possono stare mesi senza la forza di gravità, devono fare esercizio per almeno 2 ore al giorno e assicurarsi di introdurre abbastanza calcio nella loro alimentazione. Lo stesso 1% varrebbe per la massa muscolare. Si inizierebbero a vedere gli effetti della mancanza di movimento prima di tutto su cosce e spalle. Gli zuccheri inutilizzati, che di solito vanno a finire nei muscoli, inizierebbero ad accumularsi nel sistema sanguigno in circa 10 giorni. Dopo un intero mese a letto, il cuore inizierebbe a pompare il 30% di sangue in meno a ogni battito. Ci sarebbe meno ossigeno nel corpo e ti sentiresti più stanco. Sembra strano dopo un mese a letto. Cosa succederebbe se trattenessi il fiato troppo a lungo? Esaminiamo la linea temporale. Prima di tutto, i livelli di ossigeno nel cervello diminuirebbero, seguiti da un aumento di anidride carbonica. Di solito il tuo corpo la espelle facilmente quando espiri. Dopo circa 60 secondi, le cellule del corpo inizierebbero a comportarsi in maniera strana. Tutte le parti del corpo sarebbero affette da questo improvviso cambiamento e il cuore inizierebbe a battere irregolarmente. Se neanche a questo punto ricominciassi a respirare, finiresti per svenire. Come molti altri mammiferi, noi umani abbiamo un riflesso di immersione. È un meccanismo automatico insito sin dalla nascita. Fa in modo che al cervello arrivi sempre dell'ossigeno, anche in situazioni di emergenza. Questo riflesso di immersione si innesca non appena immergiamo la faccia nell'acqua, ma può scattare anche sulla terraferma. Il suo scopo principale è assicurarsi che il cervello continui a lavorare, a tutti i costi. Quindi ordina al corpo di ridirezionare tutto il sangue da parti non essenziali, come le braccia e le gambe, al cervello. Ora vediamo cosa succederebbe se smettessi di sbattere le palpebre o se non le sbattessi abbastanza di frequente. Prima di tutto, le cornee aumenterebbero di spessore. La cornea è l'unica parte del corpo a non ricevere apporto di sangue.
ma le serve ossigeno per funzionare in maniera appropriata e lo prende direttamente dall'aria. Ecco perché la cornea si gonfia leggermente durante il sonno, per poi tornare alla sua dimensione originale al mattino. Poi gli occhi comincerebbero ad asciugarsi perché il film lacrimale non sarebbe ripristinato. Che significa? Nella maggior parte dei casi un po' di dolore e una visione poco nitida. Sbattere le palpebre serve anche a rimuovere la sporcizia e la polvere dagli occhi. Se smettessi di muovere le palpebre, queste cose rimarrebbero nei tuoi occhi, causando gravi danni. Prendiamo la masticazione per scontata, non pensi? Ma se ci rifletti, è il primo stadio della digestione. La masticazione aiuta lo stomaco a processare il cibo più facilmente, rompendolo in piccole parti. Non masticare a sufficienza o per niente se ti capita di dover ricorrere a una dieta liquida può essere dannoso non solo per il sistema digestivo, ma anche per le mandibole. Senza i regolari movimenti della masticazione, i tuoi connotati cambierebbero in fretta. La masticazione, inoltre, avvisa lo stomaco che deve aumentare il suo livello di acidità per processare meglio il cibo. I sensi occupano una gran parte della vita di tutti i giorni e il cervello umano ha a disposizione un trucchetto. Quando uno dei sensi è perso o danneggiato, un altro può diventare più acuto. Le persone con problemi alla vista sentono meglio di altre, mentre quelle con problemi all'udito potrebbero avere una vista più sviluppata. Ricerche recenti hanno dimostrato che il cervello è in grado di rimodellarsi, dando più forza ad altri sensi quando uno è danneggiato o mancante. Gli scienziati hanno studiato i nematodi. Hanno un comportamento particolare quando gli manca il senso del tatto. Il senso dell'olfatto si sviluppa tantissimo. E riescono a trovare il cibo anche quando ha un odore molto debole. Allo stesso modo, le persone ipovedenti hanno un tratto in comune con i pipistrelli. In pratica, queste persone imparano a usare il loro udito sovrasviluppato per muoversi in maniera più efficace. Emettono una serie di rumori rapidi, come dei ticchettii, come i pipistrelli che usano il loro sonar per muoversi al buio. Il cervello ospita 86 miliardi di neuroni. Non dovrebbe essere una sorpresa che abbia una sorta di sistema di backup per i casi di emergenza, giusto? Ma c'è un'altra domanda. Perché i nostri sensi non vengono amplificati sin dall'inizio? Cioè, siamo evidentemente nati con questa capacità, quindi perché non li attiviamo di default? La spiegazione è piuttosto complessa e si riduce soprattutto al fatto che il corpo non è in grado di lavorare al massimo per lunghi periodi di tempo. Per essere più precisi, il corpo cerca sempre di ottenere e mantenere un certo equilibrio per funzionare al meglio. Quando un senso è più debole, un altro deve essere più spiccato. Inoltre, tutti questi cambiamenti nei sensi sono reversibili in base alle circostanze, e questo conferma ancora una volta la necessità che il corpo funzioni in armonia.